grande frammentazione del voto che ci sarà anche alle prossime regionali rischia anche di avvantaggiare però il partito in questo momento di riferimento a livello di governo toscano. Guarda, noi non siamo dei grandi esperti strateghi delle valutazioni elettorali e sondaggi. I sondaggi ci danno sempre in crescita. Noi abbiamo bisogno di parlare di idee, di progetti. Siamo tutti persone oneste, incensurate, nessuno di noi è condannato, nessuno di noi non ha fatto, farà, né ha fatto, né farà più di due legislature. Ci tagliamo lo stipendio. Prenderemo al massimo 5.000 euro lordi, 2.500 euro netti rispetto ai 12.000 euro dei consiglieri regionali. Però l'onestà non basta, ci vogliono delle buone idee e noi ce l'abbiamo. Ciascuno di noi mette in campo le proprie competenze. Io sono un energy manager, un formatore certificato dal Centro Rifiuti Zero di Capannori. Ho fatto 10 anni attivismo politico, nel senso più alto del termine, senza entrare nelle istituzioni. Ora entriamo anche in Regione Toscana. Ce la possiamo fare. Un'ultima cosa, visto che lei è appunto un esperto dei rifiuti, la politica regionale dei rifiuti, visto un po' anche dal grande atto, quello che si sta un po' a conformare, se dovesse diventare presidente, quale sarà la prima cosa che farà su questo settore? Abolizione degli ATO, dobbiamo fare in modo che chi differenzia deve pagare di meno una bolletta. È inammissibile che in una zona come qua, l'Empolese, dove abbiamo raccolte differenziate intorno al 90%, si continui a pagare così tanto. Ci vuole un piano regionale del riciclo, dobbiamo investire nelle impiantistiche che creano la filiera per la valorizzazione del prodotto riciclato, perché sennò perdiamo valore in quello che si fa e lì creiamo posti di lavoro, 1 milione di tonnellate riciclate e 2.000 posti di lavoro. La raccolta differenziata, il piano del riciclo crea 10 volte i posti, 10 volte gli occupati di un inceneritore, quindi una progressiva chiusura degli inceneritori è fondamentale per tutta la regione toscana. Ricordo che oggi la regione toscana è la 13ª regione in Italia per raccolta differenziata, 13ª, abbiamo una media toscana di una raccolta differenziata al 43%. Quindi c'è un problema, c'è un'emergenza. C'è un'emergenza rispetto ai rifiuti speciali, quasi 7 milioni di tonnellate, vanno gestite. Abbiamo 2 milioni e 600 mila tonnellate di rifiuti solidi urbani, vanno gestiti. Però dobbiamo vederli come un'opportunità, come una risorsa. Quindi non bruciarli, ma valorizzarli, creare una filiera. Lì creiamo anche posti di lavoro. Ok, vi lascio il vostro impegno. Posso fare la foto tutti insieme? Oltre che.